Il massaggio cardiaco e la defibrillazione sono due punti fondamentali per la gestione dell'arresto cardiaco, ma ce n'è un altro che viene preso poco in considerazione di cui parleremo oggi, i fattori umani. E sono quelle competenze cognitive, sociali e personali dove insieme alle capacità tecniche possono portare a un soccorso sicuro ed efficace. Queste competenze sono quelle che vanno ad incidere sulla nostra prestazione personale, ma facciamo un esempio. In Inghilterra si è visto che nell'ambito anestesiologico l'80% degli errori è proprio dovuto a fattori umani, quali per esempio la comunicazione e il controllo dei farmaci, oppure l'organizzazione stessa dell'equipe di lavoro. Per puntare a migliorare la qualità del nostro servizio, ci sono vari punti che dobbiamo analizzare bene. E sono per esempio consapevolezza della situazione, processo decisionale, lavoro di gruppo e gestione dei compiti. Questi sono proprio i quattro fattori dove si va a lavorare per ridurre il numero di errori per i fattori umani. Nei prossimi video tratteremo i primi due punti, consapevolezza della situazione e gestione del personale. Prima che ci lasciamo però, vi do un annuncio. Nella cittadella di Velletri hanno aperto il centro di assistenza pediatrica, quindi un ambulatorio pediatrico aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19 e prefestivi dalle 14 alle 19. E questo è tutto, ricordatevi se il video vi è piaciuto di mettere un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ci vediamo al prossimo venerdì, sempre alle 18, dove parleremo del nostro viaggio in Sicilia.